L'Atletica Azzurra torna a Molfetta per regalare un weekend di alto livello sotto il profilo tecnico ed agonistico. Ad un anno dalla disputa della rassegna tricolore assoluti, infatti, pista e pedane dell'impianto Mario Severo Cozzoli ospitano i campionati italiani allievi individuali, che assegnano 40 titoli nazionali di specialità. Un altro evento di indubbio spessore all'interno dello scoppiettante cartellone dell'estate molfettese. Un altro grande evento per un grande stadio quale quello del Cozzoli, che è l'unico grande stadio di atletica leggera in Puglia. E qui a Molfetta c'è un'antica tradizione dell'atletica leggera. Ospitiamo questi giovani atleti con la speranza che possiamo lanciare dei futuri campioni per l'Italia di questo sport bellissimo. L'edizione 2024 dei campionati italiani allievi di Molfetta si preannuncia all'insegna dei numeri da record, come rimarca il direttore organizzativo Eusebio Aliti. L'anno scorso abbiamo avuto i campioni del presente, quindi le 5 medaglie olimpiche. Qui in questo weekend ospiteremo quelli che speriamo siano le prossime medaglie olimpiche, quindi numeri importanti, tra l'altro edizione da record con oltre 1.400 partecipanti, oltre 2.000 atleti gara, perché qualcuno chiaramente doppierà alcune gare, 315 ASD. Per cui importante dal punto di vista numerico, non solo come partecipazione, ma anche come risultati, perché abbiamo degli atleti che addirittura sono capolisti mondiali nella categoria, ma grandi numeri anche dal punto di vista di prestazioni. Questo weekend sarà importante per loro non solo per il titolo italiano, ma anche per la convocazione ai prossimi campionati europei in Slovacchia, dove appunto qui i selezionatori della nazionale giovanile verranno a vedere il loro comportamento in gara. A poche ore dal via della kermesse, che scatterà venerdì pomeriggio per concludersi domenica sera, è palpabile l'emozione di Pietro Camporeale, presidente della società Allenamenti, a cui è affidata l'organizzazione di un evento pronto a consolidare il ruolo di Molfetta nel ristretto novero degli impianti d'élite per la regina degli sport olimpici. Al di là di quelle che sono le competizioni, a noi piace, siamo responsabili, quindi vogliamo che sia le società, i genitori e gli atleti vivano una 3 giorni importante e che stiano bene qui sul nostro territorio e che ci ricordano per quello che è Molfetta e per quelle che sono le persone che hanno organizzato appunto tutto questo grande evento.